terzo turno di Team Cup. Il Bari, dopo aver eliminato il Parma, affronta al San Nicola la Cremonese. Chi si aggiudicherà il match troverà la vincente tra Sassuolo e Spezia. I neroverdi sono già in vantaggio con il punteggio di 1-0. Buonasera da Flavio Insalata e Lello Cianimanico. Il mister curerà oggi il commento tecnico della partita. Il Bari che dopo nemmeno una settimana torna tra le mura amiche e affronta la Cremonese. Qualche variazione nella formazione di mister Fabio Grosso, che scenderà in campo con il consueto 4-3-3 ma con interpreti diversi rispetto alla settimana scorsa. In porta c'è Micai, a destra non più Teio ma Fiamozzi, Capradossi e Tonucci sono i due difensori centrali, a sinistra Delia e non Morleo, centrocampo con Bascia regista, Salzano mezzala sinistra e Teio, un'altra novità, mezzala destra, in attacco Nenè punta centrale con Federico Furlan, esterno destro d'attacco e Riccardo Improta sulla sinistra, non c'è Cristian Galano, potrebbe avere qualche piccolo problemino fisico oppure si tratta semplicemente di turnover, ma ci sembra un po' difficile che il mister si privi di uno dei suoi uomini migliori. L'apertura a destra dove c'è Riccardo Fiamozzi, ancora Bari che ci fa vedere con il suo esterno di destra, prova a metterla al centro, c'è ancora la retroguardia lombarda che è attenta, poi Mokulu ingaggia il duello con Capradossi, attenzione perché Mokulu vince il rimpallo, prova ad andare via sulla sinistra, pallone messo in mezzo per Brighenti e sblocca il risultato la formazione della Cremonese, ha segnato Brighenti, pallone rubato, rimpallo vinto da Mokulu sulla sinistra, pallone messo in mezzo dove Brighenti si è fatto trovare puntuale alla deviazione in porta ed è quindi 1-0 per la Cremonese, inizio ad handicap così come con il Parma. Beh, un errore difensivo evidente sulla fascia destra, troppo libero l'attaccante in aria e purtroppo stiamo sotto contro una squadra ben messa in campo e speriamo che possa ribaltare la situazione come con Parma, anche se sarà molto difficile. Improta all'indietro per Nenè, poi Furlan sulla destra, vediamo se prova il dribbling, prova invece il traversone Nenè, di poco manca l'aggancio, buona occasione questa per il Bari. Delia, Salzano, però è giocato nello stretto con Improta, poi Nenè si coordina per il destro, la sua conclusione ravaglia in angolo più per i fotografi che non per la difficoltà della parata. Angolo per il Bari, pallone sul secondo palo, Salzano! Il pareggio della formazione biancorossa, ha segnato Aniello Salzano, pallone prolungato di testa e il numero 20 si è fatto trovare puntualissimo al tapin per il pareggio. Beh, è un risultato giusto fino a questo momento, è importante aver recuperato lo svantaggio già nel primo tempo, dare la possibilità ai ragazzi magari di far loro la partita perché stanno facendo abbastanza bene in questo momento e questo gol ci voleva. A sinistra da Daniele Croce, poi la rimessa laterale battuta da Castrovilli subito per Croce, anticipato da Bascia, Salzano, Nenè sulla sinistra ancora per Riccardo Improta, sale palla al piede il numero 16 della formazione del Bari, ancora Improta, si accentra, fa movimento Nenè che sta liberando Furlan, ma parte Nenè e la sua conclusione termina di poco al lato. Ancora Fiamozzi, Bari si sta appoggiando spesso a lui sulla fascia destra, vediamo Teio, rientra sul destro, poi Nenè lascia partire una gran conclusione e ci prova spesso e volentieri il brasiliano, questa volta di poco alta sulla traversa. C'era bisogno di un'alternativa a Morleo perché ogni ruolo deve essere coperto da due, almeno due giocatori, come giusto. Attenzione mister nel frattempo a questo pallone vagante, il 2-1 del Bari, ha segnato Nenè, ha raccolto un rimpallo sulla destra e ha calciato verso la porta di Ravaglia che non è riuscito a trattenere al 40esimo, 2-1 per il Bari, Nenè. Ottimo, ottimo, stavo parlando proprio un minuto fa dell'importanza
della condizione fisica di Nenè. L'ha dimostrato, lo sta dimostrando, sono molto contento perché questo è un giocatore che può fare la differenza in questa categoria. Nonostante i suoi 34 anni e forse qualche mugugno anche di qualcuno alla prima partita, ma ricordiamo, eravamo al 6 di agosto e Nenè è praticamente con i suoi compagni dal 13 luglio, dal secondo giorno di... anzi no, forse anche qualche giorno più in là ha bisogno di integrarsi, ma questo è un giocatore che, come hai detto benissimo tu, può far veramente la differenza. Questa è un'ottima squadra. Una squadra costruita per far bene, e il fatto di aver recuperato due gol nel primo tempo, la prima frazione di gioco, dimostra che il Bari ha un'intellettura ben solida, una squadra ben messa in campo e quindi, nonostante qualche assenza importante, stia facendo molto bene. In questo momento la partita è molto piacevole sia da una parte che dall'altra, ma credo che il Bari stia facendo... Ancora Nenè, numero in area del brasiliano, pallone all'indietro, poi la conclusione di Federico Furlan, ribattuta. Peccato perché Furlan avrebbe bisogno di un'iniezione di fiducia e un gol in una partita come questa gliela darebbe sicuramente. Sta facendo un'ottima partita secondo il mio punto di vista. Parte croce con il destro, tocca per Salviato, la sua conclusione ribattuta, attenzione ad Arini, la parata di Mikai. E poi libera la sua area di rigore il numero 29 biancorosso Fiamozzi per ingaggiare un duello con Capradossi, riesce nel tunnel, poi c'è la chiusura di Teio, ma il pallone è ancora lì, Castrovilli sfiora l'autorete, clamorosa la formazione del Bari con Delia, solo un grandissimo riflesso di Mikai ha salvato la formazione biancorossa. Questo è un altro miracolo di Mikai, perché essere pronto in una situazione del genere su un tiro di un tuo amico, di un tuo compagno di squadra, è il massimo. È evidentemente è un portiere che è molto forte, molto bravo e quindi sicuramente sarà uno dei punti di forza di questa squadra. Ecco, sta per entrare Brienza, mister, può essere che vada proprio a ricoprire sì la posizione di... Catteio può andare a destra, esce Furlan. E Brienza prende il posto di Teio. E allora esce Furlan, entra Ciccio Brienza, siamo al 22esimo della ripresa. 8:31, avevi ragione mister, esce Bascia, entra Busellato, molto probabilmente va a fare il mediano Massimiliano Busellato. A sostituire Bascia in quello che è il suo ruolo. Flavio, mi dispiace, ma ci sta andando bene, li stiamo indovinando, dai. Io non so adesso la società cosa abbia in mente di fare, però ragazzi, non pensiate di trovare in giro giocatori più forti di Bascia, perché sì, questo pallone messo in mezzo Mikai. Cosa ha preso Mikai? Questa vale un gol. A questo punto Bascia va in secondo ordine, perché secondo me il migliore in campo è Mikai, perché ha fatto un altro miracolo di quelli che solo lui sa fare. Sono 5 i minuti di recupero. Ancora l'arbitro Maresca, vediamo l'ultimo assalto della Cremonese con Brighenti, prova il traversone, lo blocca senza problemi Mikai. Crediamo che questa sia stata l'ultima azione della partita. L'arbitro si fa dare il pallone da Mikai e il Bari va a prendersi il Sassuolo nel quarto turno di Team Cup. Battuta 2-1 la Cremonese nel terzo round. Ricordiamo le reti di Brighenti all'ottavo del primo tempo, poi di Salzano al 31esimo e di Nenè al 42esimo della prima frazione di gioco. Un buon Bari che ha ribaltato per la seconda volta consecutiva lo svantaggio subito nei primi minuti. La terna arbitrale esce con il pallone, il Bari ha battuto 2-1 la Cremonese, ha avuto accesso al quarto turno di Team Cup dal San Nicola, da Flavio Insalata e da Lello Cianimanico. È tutto, il più cordiale buon proseguimento di serata.